si fa un progetto europeo e nel giro di 3 anni bisogna arrivare a dire: signori, si può accogliere, se vogliamo si può accogliere. I numeri dell'accoglienza sono relativi. Antonio Silvio Calò, professore di storia e filosofia a Treviso, è stato appena premiato a Bruxelles come cittadino europeo dell'anno per aver accolto nella sua abitazione 6 migranti, Siaka, Said, Mohamed, Sayut, Tijani e Brahima. Com'è andata la cerimonia, professore? Che cosa ha provato? Sono arrivato sereno perché consapevole, grazie alla mia famiglia e alle tante persone che mi hanno dato la mano, di aver lavorato per un fine, per uno scopo che è veramente importante in questo momento. Che cosa le hanno detto le persone che ha incontrato oggi? Magari qualcuno era anche curioso di sapere com'è la sua esperienza. Certamente erano molto curiosi di sapere la nostra esperienza, però le persone si congratulavano perché vedevano in quel segno, in quell'azione, in quel gesto, un segno di speranza. La gente ha bisogno di sperare, non possiamo sempre rancore, paure, odi, ma non è questa la vita, non è questa la vita. Si fa un progetto europeo e nel giro di 3 anni bisogna arrivare a dire: signori, si può accogliere, se vogliamo si può accogliere. I numeri dell'accoglienza sono relativi, perché anche se fossero 5, 7 milioni, 10 milioni di abitanti, di profughi che bussano alla porta, siamo sempre a percentuali relative su 510 milioni. Che cosa ha pensato nell'ultimo periodo quando si è parlato di porti chiusi, di navi che non possono entrare in Italia? Ho pensato che l'Europa e l'Italia stanno tradendo i propri valori. Noi non dobbiamo avere la paura, perché si può gestire tranquillamente questo fenomeno. Lo si può gestire facendo diventare una risorsa. Diversamente, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo pensare? Che chiudendo i porti, chiudendo gli aeroporti, chiudendo, secondo noi cosa pensiamo? Con la consapevolezza solo per una manciata di voti, ma insomma, scusami. Ha dedicato a qualcuno questo premio, professore? Di sicuro ho dedicato, non ho potuto dirlo in quella sede, ma il premio va a mia moglie e ai miei figli. Professore, a livello di governo qualcuno si è fatto sentire? Lei sarebbe disposto a parlare, per esempio, col ministro Salvini? Assolutamente, allora, nessuno si è fatto vivo, assolutamente sono disposto, perché reputo qualsiasi persona, ministri o non ministri, regnanti o non regnanti, grandi o piccoli, in grado di capire le ragioni del mio operare. Vorrei essere utile all'Italia e all'Europa e farò di tutto perché questo verbo continuo al negativo finalmente sia declinato anche al positivo. Liberi tutti. Liberi tutti. Ciao, DJ. Ciao, come stai? Bene.